Ciao ragazzi, benvenuti in questo tutorial. Oggi parleremo di verbi regolari e verbi modali. Iniziamo. Come primo posto vediamo che è presente indicativo. Vediamo le informazioni. Questo tempo è usato per indicare cosa succede quando parli o indica un'azione abituale e regolarmente ripetuta. Per esempio, mi piacciono film di fantascienza, che significa mi gustan las películas de ciencia ficción. Ritorniamo. Prossimo punto, vediamo verbi irregolari. Che è verbi irregolari? Vediamo le informazioni. In poche parole, i verbi regolari non si coniugano seguendo sempre lo stesso modello, come quelli irregolari, ma al contrario, cambiando di tempo in tempo, di modo in modo. Prossimo. Il verbo è diviso in radice e desinenza. Perché è questo importante? Perché in questo modo sarà più facile coniugare i verbi. Vediamo l'esempio. Il verbo andare è diviso in radice and, desinenza are. La coniugazione in prima persona al singolare seria andiamo. Vediamo il prossimo. Il verbo andare. La coniugazione di questo verbo è io vado, tu vai, lui e lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. In questo caso della prima e seconda coniugazione al plurale non cambiamo la radice. Vediamo il prossimo. Il verbo venire, la sua coniugazione è io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Come il primo verbo, in questo caso della prima e seconda coniugazione al plurale, no, cambiamo la radice. Vediamo alcuni esempi di coniugazione. Vediamo il verbo dare, che significa dar. La sua coniugazione è io do, tu dai, lui, lei dà, noi diamo, voi date, loro danno. Vediamo il prossimo che è sapere. La sua coniugazione è io so, tu sai, lui, lei sa. Noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Vediamo il verbo stare. La coniugazione è io sto, tu stai, lui e lei sta. Noi stiamo, voi state, loro stanno. Che questo verbo significa stare. Vediamo il verbo uscire, che significa salire. La coniugazione è io esco, tu esci, lui e lei esce. Noi usciamo, voi uscite, loro escono. Vediamo il prossimo, che è il verbo giocare, che significa jugar. La coniugazione è io gioco, tu giochi, lui e lei gioca, noi giochiamo, voi giochiate, loro giocano. Vediamo il verbo fare, che la coniugazione è io faccio, tu fai, lui e lei fa, noi facciamo. Voi fate i loro fan. Ritorniamo. Vediamo alcuni esempi di applicazioni. Vediamo le frasi. Carla, che ora vai a scuola la mattina? Che significa Carla, a che ora vas a la scuola per la mattina? Vediamo il verbo vai.
come risultato di quando si combinano il verbo andare più seconda persona in presente indicativo e vai, andare più tu e vai. Ritorniamo e vediamo più esempi. Vediamo le frasi. Domani vengo con te a Milano. Che significa? Mañana iré contigo a Milano. Vediamo le frasi. ¿Cuándo viene del aeropuerto Paolo? ¿Qué significa? ¿Cuándo viene del aeropuerto Paolo? Se faccio una oferta, debo comprar. Si hago una oferta, tengo que comprar. Retorniamo. Vediamo il prossimo punto, che è il verbi modali. Vediamo le frasi. I verbi modali sono anche chiamati verbi servili perché servono il verbo che segue, esprimendo l'idea di volontà, possibilità o dovere. Quali sono questi verbi? Vediamo che sono tre: potere, volere e dovere. Anche c'è uno quarto che è sapere. Vediamo il verbo potere. Che significa poder? La sua coniugazione è io posso, tu puoi, lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono, più il verbo in infinito. Vediamo il prossimo che è il verbo volere, che significa deseo. La coniugazione è io voglio, tu vuoi, lui lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono, più il verbo in infinito. Vediamo il verbo dovere, che significa dever. La coniugazione è io devo, tu devi, lui lei deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono, più il verbo in infinito. Vediamo sapere, il verbo sapere. La coniugazione è io so, tu sai, lui lei sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Vediamo le informazioni di questo verbo. Sapere è un verbo modale quando significa avere la capacità di fare qualcosa. Vediamo alcuni esempi. Excuse, posso entrare? Che significa disculpe, puedo pasar? Vediamo che il verbo potere in prima persona più il verbo in infinito che è entrare e verbi modali. Vediamo più esempi. Vediamo le frasi. Stasera noi non vogliamo fare tardi. Non queremos llegar tarde esa noche. Vediamo le frasi. I ragazzi devono tornare a casa presto. Che significa? Los chicos tienen que irse a casa temprano. Vediamo le frasi. So parlare l'italiano molto bene. Che significa? Sé hablar italiano muy bien. Ritorniamo. Questo è tutto. Spero vi sia piaciuto. Alla prossima! Grazie per l'attenzione. Alcuni esercizi nella descrizione.